l'idea che il cinema era anche un lavoro non era presente. È capitato, io che cosa volevo fare non ricordo, penso che volevo essere serena, come dicevamo prima, cioè più che quello che volevo fare, ho sempre preferito come voler essere, no? Cioè, poi quello che uno fa è sempre provvisorio. E quindi avevo un piano A, un piano B, un piano C, e forse questo, ecco, è il primo consiglio che posso dare: avere sempre un piano B è molto importante per mantenere una libertà della mente, fare cose che piacciono prima di tutto a noi stessi. Credevo comunque di legarmi di più alla radio, cioè al teatro, alla radio, a delle cose che erano state nella mia vita. La radio c'era sempre stata perché era presente in casa tutto il tempo, e il teatro perché avevo frequentato, insomma, dei corsi. Quindi quando ho chiamato Bruno, perché veramente ha acceso una passione completamente sconosciuta. Il primo giorno che mi sono trovata qui come voi adesso, ignoravo proprio l'esistenza di tutto questo mondo che poi mi ha travolto con grandi passioni.